Masada, cari amici, Masada, Masada e Azovstal, Masada, Masada, cari amici, Masada e Azovstal. Mi sorprende tanto, mi sorprende tanto che nessuno dei grandi opinionisti geopolitici che parlano nelle grandi trasmissioni televisive, abbia fatto un riferimento a ciò che accadde a Masada in Palestina, in quello che è oggi lo Stato di Israele nel 74 d.C., Masada, Azovstal, la fortezza di Masada in Palestina, nei pressi di Gerusalemme. Azovstal, Azovstal, l'acciaieria Azovstal a Mariupol, nessuno ne ha parlato, perché ciò che sta accadendo nella acciaieria, che è un immenso bunker antiatomico, ciò che sta accadendo nello sterminato bunker antiatomico di Azovstal a Mariupol, assomiglia tanto a ciò che accadde a Masada nel 74 d.C. Ne parla il grande storico ebraico Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio, che ha scritto libroni così, Giuseppe Flavio. Beh, nel corso della prima guerra giudaica, quando l'esercito romano mise l'assedio a Gerusalemme, e Gerusalemme fu saccheggiata, e ci fu la fuga degli ebrei sopravvissuti, ci fu la diaspora dopo la presa di Gerusalemme da parte dell'esercito romano nel 74-75 d.C. Ci fu la diaspora, gli ebrei si sparpagliarono in tutte le parti, tutte le coste del Mediterraneo, la diaspora, però una parte dell'esercito ebraico si era rinchiuso nella fortezza di Masada, che si trova a un centinaio di chilometri di distanza da Gerusalemme, e lì resistettero per molto, molto tempo all'assedio dell'esercito romano. E i romani costruirono, perché la fortezza di Masada aveva delle mura alte 5 metri, pensate un po' voi, 5 mura possenti, che erano state costruite mezzo secolo prima da Erode, re Erode il Grande, e lì resistevano i soldati ebrei sopravvissuti alla devastazione di Gerusalemme. E i romani costruirono una grande rampa, e quando si avvicinò il momento che i romani erano in procinto di entrare dentro Masada, tutti coloro che erano sopravvissuti, gli ebrei, i soldati ebrei che erano sopravvissuti, un migliaio circa, si diedero la morte, si diedero per non cadere prigionieri in mano all'esercito romano. Queste cose sono scritte dal grande, grandissimo storico Giuseppe Flavio, che ha scritto opere monumentali come Antichità giudaiche, opere grandi così, opere, Antichità giudaiche. E si diedero la morte per non cadere prigionieri dell'esercito romano, perché l'esercito romano poi li avrebbe portati in trionfo a Roma, non vollero cadere prigionieri. Oggi la fortezza di Masada è, diciamo, tanto venerata nello Stato di Israele,
le recluti dell'esercito israeliano vengono portate a Masada per fare il giuramento. Il giuramento consiste in queste parole: mai più Masada cadrà, mai più Masada cadrà. Come dire che quando è sorto lo Stato di Israele nel 1948 e gli israeliani dissero: noi ebrei dello Stato di Israele non finiremo più nelle camere a gas. Masada. Le reclute dell'esercito israeliano vengono portate dentro la fortezza di Masada e giurano dicendo: mai più Masada cadrà. Come dire, lo Stato di Israele non cadrà mai più, non cadrà mai più, perché era caduto ai tempi dell'Impero Romano, col primo saccheggio da parte dell'esercito romano nei confronti di Gerusalemme. E ci fu la diaspora, la dispersione del popolo ebraico in tutti i paesi del Mediterraneo e anche ad Oriente. Che cosa succede? Che cosa succede attualmente nella cosiddetta acciaieria di Mariupol, la città di Maria? Mariupol, la città di Maria, acciaieria che ha il nome di Azovstal. Che è un bunker antiatomico, che è una città dentro la città, lo sanno tutti, lo sanno. Mi pare che sia di 4 km, fate conto, un pezzo di terra, un quadrato di 4 km di lato, 4 km, 4 km, 4 km, 4 km. E lì viene bombardato in continuazione, ma i bombardamenti non fanno niente, perché questo bunker antiatomico è molto di più quello che sta sotto che quello che sta sopra. Quello che sta sopra è poca roba di fronte a quello che sta sottoterra, perché si scende sottoterra per centinaia e centinaia di metri e ci sono tutti grandi camere, grandi corridoi, tutti in cemento armato, tanti piani che vanno sottoterra. È per questo che i soldati del battaglione Azov e anche i marine ucraini lì dentro potrebbero resistere per mesi, 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 perché questo bunker fu costruito ai tempi dell'Unione Sovietica, con lo scopo di ospitare per mesi, 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 forse anche anni, la popolazione di Mariupol e buona parte della popolazione dell'Ucraina in caso di guerra atomica. E lì ci sono viveri in sovrabbondanza, c'è di tutto lì dentro, di tutto, ovviamente scatolami. Ed è per questo che ancora non è stata espugnata questa la possiamo chiamare la fortezza dei nostri tempi, una fortezza dei nostri tempi che anziché essere sopra la terra è sottoterra, ma va sottoterra per centinaia, centinaia di metri, piani, 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 i piani che scendono sottoterra. E nemmeno possono entrare i soldati russi lì, non si può entrare, ma neanche i ceceni, i soldati ceceni che fanno parte dell'armata russa si azzardano ad entrare lì dentro e lì continuano a resistere e i soldati del battaglione Azov, la fortezza. Questo bunker antiatomico di dimensioni sterminate si chiama Azovstal. E questo battaglione si chiama battaglione Azov. E lì dentro ci sono un migliaio di militari o paramilitari molto determinati con le loro
famiglie, con le loro mogli, forse con i loro figli, i loro parenti, i fratelli, le sorelle, i genitori. Cioè i civili, sono i civili. E cosa faranno? Cosa faranno? E perché questi sono degli, tra virgolette, estremisti di destra. Ovviamente in un per una parte della popolazione ucraina, per il presidente Zelensky, sono dei patrioti, però secondo la terminologia occidentale sono degli estremisti. Sono degli estremisti. Estremisti nel senso che vogliono bene la croce uncinata, tutto qua, estremisti. Essi non vogliono uscire, non cedono ancora, perché lo sanno che, non essendo militari veri e propri, cioè, sono dei paramilitari, e se cadono nelle mani dei russi non avrebbero il trattamento che le convenzioni internazionali riservano ai militari, ma verrebbero trattati così, secondo i desiderata del Cremlino. E quali sarebbero questi desiderata del Cremlino? Semplice: se dovessero arrendersi questi estremisti o patrioti del battaglione Azov, se dovessero arrendersi, uscire, arrendersi, verrebbero fatti prigionieri e verrebbero fatti sfilare il 9 maggio prossimo 21 o in altra occasione, verrebbero fatti sfilare a Mosca come bottino, come bottino di guerra, e poi non avrebbero una vita facile, perché essi hanno reso la vita dura all'esercito russo a Mariupol, capito? Ora cosa faranno? Ricordiamo il caso della fortezza ebraica di Masada 74-75 d.C. Anche a Masada c'erano degli estremisti ebrei, cioè soldati estremisti, cioè che non volevano cedere, e quando capirono che sarebbero stati catturati dai romani, si suicidarono. Allora qua ci si chiede: ma cosa faranno questi soldati del battaglione Azov e altri soldati che stanno dentro questo sterminato bunker antiatomico? A parte il fatto che in questi mesi, queste ultime settimane, lì nelle profondità di questo bunker potranno essere accadute scene forse inenarrabili, degli scontri feroci tra i militari e i civili, ma anche all'interno degli stessi militari. E che cosa decideranno di fare? Decideranno forse di suicidarsi in massa? Decideranno forse di fare tutti insieme una sortita, armi in pugno, e di venire sterminato dall'esercito russo che circonda questa cosiddetta acciaieria, che circonda questo enorme bunker antiatomico? Cosa decideranno di fare? Questo è davvero, è quasi un mistero. Io qua mi limito semplicemente a fare l'analogia. Mi pare che nessuno l'abbia fatta ancora questa analogia. Mi pare che nessuno l'abbia fatta. Io mi limito a fare un'analogia tra ciò che accadde a Masada nel 74-75 d.C. in territorio palestinese, nei pressi di Gerusalemme, dove tutti i soldati ebrei
che erano sopravvissuti al saccheggio di Gerusalemme, si erano rifugiati e poi si suicidarono piuttosto che cadere nelle mani dei romani, un'analogia tra ciò che successe a Massa, a Masada o Massada, e ciò che sta accadendo a Azovstal. L'analogia consiste nel fatto che sia a Masada che ad Azovstal stanno accadendo vicende analoghe, e sul finale non possiamo dire nulla. Conosciamo il finale di ciò che accadde a Masada, non conosciamo il finale di ciò che accadrà ad Azovstal. Quindi c'è un'analogia tra l'assedio romano alla fortezza di Massada e l'assedio russo alla fortezza nucleare Azovstal. C'è un'analogia. Non conosciamo il finale. Il finale è aperto, cari amici. Certo, ciò che sta accadendo dentro la fortezza nucleare o antinucleare di Azovstal, ciò che sta accadendo è qualcosa di, userei la parola, epico, qualcosa di nibelungico. E qua ricordo che Adolf Hitler, piuttosto che cadere nelle mani dell'Armata Rossa, si suicidò e poi fece bruciare il suo cadavere, come avvenne a Masada. Qua non si sa ancora ciò che accadrà. Pare che l'esito sia vicino, sia prossimo l'esito, però circa l'esito sono aperte varie ipotesi. Io qua mi fermo, cari amici, qua mi fermo. Eh sì, una grande tragedia, una tragedia nibelungica, comunque vado a finire, che accade in una fortezza dell'era atomica, dell'era nucleare. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti dal Marinaio delle Antille, un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich. Ok.